Salve a tutti, oggi vorrei parlarvi delle erbe delle streghe, un'introduzione per poi vedere di volta in volta e nello specifico tutte le erbe usate dalle streghe. Secondo gli accusatori e anche secondo molte testimonianze, le streghe erano chiamate dal diavolo ed era da lui che volavano per i loro riti orgiastici. Ma è proprio questo volo che ha spesso incuriosito gli studiosi, perché molte accusate, pur avendo negato altre imputazioni, avevano ammesso con molta convinzione di aver volato e di aver partecipato ai convegni stregoneschi. Esaminando i racconti e analizzando gli ingredienti delle pozioni magiche, alcuni esperti hanno rilevato la presenza in questi preparati di sostanze allucinogene e stupefacenti, in grado di dare la sensazione del volo, eccitare come un orgasmo e produrre visioni fantastiche. Queste erbe, ingerite in varie misture o anche solo frizionate sotto forma di unguenti sulla pelle o meglio su mucose sensibili, avevano effetti eccitanti e allucinogeni. Del resto lo stesso canone Episcopi aveva evidenziato che le cosiddette streghe erano solo donne scellerate che credevano di seguire Diana, la dea dei pagani, secondo follie di illusione e non nel senso fisico della corporeità. Quali sono dunque le erbe incriminate capaci di illudere queste donne fino al punto di ammettere colpe incriminanti? Gli studiosi hanno appurato che si trattava di erbe diverse, tra queste in particolare il giustiamo, la mandragora, lo stramonio, la belladonna, ma anche oppio e canapa, che venivano utilizzate per preparare pozioni e unguenti, spesso diluite in sangue di pipistrello, olio, persino sangue umano. Erano usati pure sciroppo di sedano, radici di aconito e stramonio per facilitare l'effetto allucinogeno o anche semi di loglio, cicuta e polvere di papavero per favorire la sensazione del volo, soprattutto se strofinati sotto le ascelle. Questi preparati avevano il potere di far credere a coloro che li usavano di essere dotati di virtù soprannaturali, poter volare, trasformare o trasformarsi in bestie, avere rapporti col diavolo. Quello che la Chiesa definiva un patto col demonio era nella realtà solo una conoscenza approfondita, o quantomeno una familiarità più o meno cosciente delle piante allucinogene. Le erbe provocavano inquietudine, stati di eccitazione e delirio, disorientamento spazio-temporale, disturbi sensoriali e del linguaggio. Così, per gli inquisitori, la strega che parlava una strana lingua aveva il linguaggio del diavolo, se vedeva animali misteriosi o mostri era al cospetto del mondo infernale, quando diceva di volare stava recandosi al Sabba, se mostrava disturbi di comportamento e deliri era indemoniata. Tutto ciò per le accuse più evidenti mosse alle donne dai tribunali. Ma quali altre erbe venivano usate dalle presunte streghe per le loro pratiche considerate malefiche? Spesso queste donne avevano solo la colpa di conoscere ed esercitare una medicina alternativa, erano le guaritrici del mondo contadino, quelle a cui si rivolgevano le genti del popolo, perché l'arte dei medici era spesso lontana e guardata con sospetto. Sicuramente in questo caso dobbiamo considerare che l'uso delle erbe fosse molto ampio. Ma c'è un altro aspetto importante e particolare da tenere in considerazione, anche in funzione di diverse accuse mosse dagli inquisitori, relative ad aborti e morti sospette di neonati. Nella vita contadina del Medioevo, e comunque in ogni piccola comunità, era infatti sempre presente la levatrice, o la donna più o meno anziana che aiutava le altre donne a partorire, oppure l'esperta che conosceva la proprietà delle erbe e cercava di risolvere quei problemi per cui le donne mai sarebbero andate dai medici uomini. Non dobbiamo dimenticare che queste erboriste erano in qualche modo discendenti, seppur ormai lontane e inconsapevoli, di quelle antiche sacerdotesse della Dea Madre che si occupavano di curare nel corpo e nell'anima, ma soprattutto il mondo femminile. E non a caso molte erbe dedicate alla grande dea erano considerate proprio delle qualità femminili, in grado cioè di curare le affezioni proprie delle donne, di favorire rapporti amorosi e sessuali e di facilitare il parto e persino capaci di interrompere le gravidanze. Allora tra le erbe delle streghe dobbiamo includere anche questa tipologia di piante, tra cui si evidenziano ad esempio l'artemisia, la verbena, il mirto, il tiglio, il basilico e la menta. Per oggi questa introduzione alle erbe delle streghe è tutto, di volta in volta vedremo nello specifico ogni erba che era usata dalle streghe. Iscrivetevi al canale se siete interessati alla materia e sostenerci, solo
contenuti gratuiti per tutti. Grazie e alla prossima!